80.000 fedeli provenienti da tutta la Sicilia e da altre regioni d'Italia, oltre 500 pullman attesi in città, 4.500 giovani previsti nella sola piazza Politeama e ben 350 giornalisti accreditati da tutto il mondo. Palermo si prepara ad accogliere Papa Francesco, che sabato arriverà nel capoluogo per una giornata densa di impegni e significato umano e spirituale. L'arrivo in elicottero alle 10.45 sarà soltanto la prima tappa di un percorso che porterà il pontefice prima al Foro Italico per la celebrazione eucaristica e poi nelle visite alla missione Speranza e Carità di Biagio Conte e infine ai giovani nella centralissima piazza Politeama. Sabato 15 settembre, tutt'altro che una data casuale, quella scelta per la visita di Papa Bergoglio, coincidente con il 25esimo anniversario del martirio per mano mafiosa del beato Pino Puglisi, per tutti i palermitani da sempre e semplicemente Don Pino. Papa Francesco visiterà in forma privata la parrocchia San Gaetano nel quartiere Brancaccio, oltre alla casa di Don Pino Puglisi, oggi adibita a museo in suo ricordo. Il Papa non poteva farci un regalo più grande di questo, non solo venire in Sicilia, a Piazza Armerina, a Palermo, ma proprio in questo giorno così significativo, il 25esimo dell'assassinio di Don Pino. Lui viene con questa convinzione che in Sicilia abbiamo tante potenzialità, nella nostra Sicilia che è al cuore del Mediterraneo, nella nostra Sicilia che conosce povertà, che conosce tante contraddizioni, poteri subdoli e mafiosi, ma in una Sicilia che è anche al cuore del Mediterraneo, che è abituata all'accoglienza, la Sicilia delle belle contaminazioni, dove le culture, le religioni si sono incontrate nel segno esclusivo della celebrazione dell'incontro. Sarà una Palermo blindata con massicce zone vietate al transito e alla sosta, tutte adiacenti ai punti cardine della giornata. L'intera zona del porto sarà off limits, così come le arterie principali di Via Roma e quelle strettamente vicine al Tribunale.